nostro meraviglioso pianeta verde azzurro. La natura, vivificata dall'energia e dal calore del sole, da tempo immemorabile nutre e sostiene la vita di tutte le creature. Ma oggi la Terra, sottoposta ad uno sfruttamento agricolo sconsiderato e da un inquinamento senza precedenti, non riesce più a nutrirci in maniera adeguata. L'abuso prolungato di composti chimici ed un'agricoltura industriale intensiva hanno notevolmente impoverito la vita e il contenuto minerale dei terreni. Nonostante la loro apparenza accattivante, frutta, verdura e in generale tutti gli alimenti hanno subito un crollo verticale del loro contenuto in nutrienti. In alcuni ortaggi, in soli 50 anni, si è assistito ad una diminuzione del contenuto di minerali anche di 100 volte. Questa degradazione coinvolge tutta la catena alimentare, inclusi i cibi animali. Una nutrizione inadeguata non ci consente di avere quell'energia e vitalità necessarie ad affrontare i ritmi serrati e lo stress elevato della vita moderna. Per nostra fortuna ci sono ancora nel mondo angoli di natura incontaminata. Tra questi spicca per le sue eccezionali caratteristiche il lago americano di Upper Klamath, incastonato a 1300 metri di altezza nello stupendo scenario delle Cascade Mountains. Situato nel sud dell'Oregon, questo lago incontaminato è un vero paradiso ecologico e produce grandi quantità del cibo più completo e bilanciato del pianeta, le alghe verdi azzurre Klamath. Senza apprezzare l'armonico concorso di elementi naturali che lo produce. Una terra ancora integra, acque purissime, la più fine aria di montagna e infine il fuoco, quello del sole che scalda questa regione per quasi 300 giorni l'anno e quello che sgorga dalle viscere dei tanti vulcani ancora attivi che costellano le Cascade Mountains e che esplodono periodicamente con violenza, distruggendo, modificando e insieme rigenerando il paesaggio. L'ultima di queste esplosioni è stata quella del Mount St. Helens nel 1980. Il fuoco distrugge, il fuoco crea. Le ceneri dell'esplosione vulcanica, ricche di minerali organici disciolti, fertilizzano la terra in profondità e si riversano in ruscelli, fiumi, laghi, nutrendo alghe e altre piante acquatiche che a loro volta diventano il cibo di fondo di tutta la catena alimentare, dai pesci agli uccelli agli esseri umani. Costantemente modificata e rigenerata dall'incessante attività vulcanica delle Cascade Mountains e dallo scorrere degli innumerevoli corsi d'acqua che distribuiscono ovunque il nutrimento vulcanico, la terra dell'Oregon ha sostenuto abbondantemente per millenni le popolazioni native, incluse le tribù degli indiani Klamath. Gli indiani Klamath sono stati i diretti testimoni della più spettacolare esplosione vulcanica, quella del Monte Mazama. Il frutto più sublime di quella grande esplosione è stato un luogo di incomparabile bellezza, il Crater Lake, o Lago del Cratere. Settemila anni fa, il collasso del Monte Mazama ha dato forma ad un cratere circolare che si è incredibilmente riempito di purissime acque glaciali di un blu straordinariamente intenso.
La trasparenza di queste acque è tale da consentire una visibilità di ben 70 metri contro gli 8-12 metri della stragrande maggioranza dei laghi. Il lago del cratere ed il lago Klamath sono congiunti in una indissolubile simbiosi. Simbiosi che è la vera e più profonda origine del miracolo delle verdi azzurre Klamath. L'esplosione del Mazama ha riversato enormi quantità di materiale vulcanico direttamente nel lago Klamath e in tutto il territorio circostante. Ciò ha dotato il lago Klamath di un fondo caratterizzato da un grado di mineralizzazione unico al mondo, con depositi di minerali disciolti e biodisponibili che arrivano fino a 10 metri di altezza. A ciò occorre aggiungere che per millenni il lago Klamath ha ricevuto e riceve le acque ricchissime e purissime che scendono dai 2000 metri del lago del cratere. Il 70% delle acque del Crater Lake si disperde nelle profondità vulcaniche della Terra, arricchendosi di sostanze minerali e nutritive. Quest'acqua meravigliosa riemerge in basso attraverso sorgenti che sgorgano direttamente dalle rocce, per trasformarsi in ruscelli, laghetti e fiumi che procedono luminosi e pieni di energia fino al lago Klamath. Il lago Klamath è lo specchio, il riflesso del perfetto ambiente naturale che lo circonda. Tutta la sua storia e la sua geografia ne fanno l'habitat davvero ideale per la regina delle verdi azzurre, l'unica tra le microalghe commestibili a crescere selvatica. Le verdi azzurre del lago Klamath sono il più completo e nutriente supercibo disponibile oggigiorno sul pianeta. Ha caratteristiche trasformative grazie al potere di 70 micronutrienti distribuite in 7 famiglie nutrizionali. Ognuna è conosciuta per i benefici che apporta al nostro organismo e tutte lavorano insieme sinergicamente in quest'alga che l'umanità comincia solo ora a riscoprire e che porta a un grande miglioramento psicofisico e rafforza il nostro sistema immunitario in un modo mai prima sperimentato. È una scoperta di cui tutti dovrebbero beneficiare e far diventare d'ora in avanti parte integrante della propria vita. A great discovery that everyone should try and make a part of their life from this point on.